Buonasera a Buonasera. tutti. Buonasera. Buonasera Allora, Luigi, ci e bentornati. vuoi presentarci l'ospite di stasera? Beh, direi di sì. Non ho preparato questa volta ma non preparo mai quasi mai nulla, insomma, in generale. Però stasera ha maggior ragione perché abbiamo un ospite che considerare un amico è a dir poco, una presenza ormai costante per il Taranto Comics perché è colui che solitamente ci porta un bel parterre di ospiti ogni anno e poi un istrione, fa talmente tante cose che iniziare a parlare del suo fittissimo curriculum si fa notte solo facendo ciò. Quindi ragazzi, bando alle ciance, io direi di dare il benvenuto al buon Pozzo, a.k.a. Cup of Pino. Buonasera Pino, Buonasera. benvenuto. Buonasera. Buonasera. Questa sera in versione verticale, perché mi hanno detto che Bene, no, slancia, quindi guarda, la faccio pensavo presto. che dovevo anch'io adottare questo taglio che mi fa anche più macro. No, il castuno non ne hai bisogno, ma io sì. Bene, Fortuna ragazzi. siamo a mezzo busto. Differenziarmi. Lo faccio per È vero, certo. differenziarmi. È vero, perché comunque ci sono i tre conduttori e l'ospite che è in versione verticale. Bene, Pino, allora, Ciao a tutti e grazie per grazie, l'invito. grazie Grazie a te per a essere con noi. Grazie. te per essere con noi a parlare e chiacchierare di fumetti e soprattutto di comics, che è un argomento che diciamo che trattiamo raramente noi, no? Cioè, solitamente ci siamo dedicati ad altro. Stasera abbiamo il piacere anche di parlare del fumetto statunitense, che è un tema che conosciamo, però non abbiamo mai affrontato durante una diretta. E infatti, stai dicendo qualcosa, Gianluca? No, stavo deglutendo. Ah, ok. Sto strangolando da solo. Cercava di non morire nel Sì, è frattempo. vero. Nel frattempo io sparavo le mie, diciamo, cose, Gianluca cercava di rimanere vivo. Rimanere in vita. Senti, Pino, io parto subito con una domanda di quelle easy, no? Volevo sapere quando è nata la tua passione per i fumetti e quando hai deciso di intraprendere la tua missione, di divulgatore, diciamo. No, i divulgatori sono altri, io sono semplicemente un cazzone che la sa dire bene, diciamo, io così riferisco, in realtà ci scherzo un po'. Di base la mia passione nasce tramite mio nonno, perché io ero figlio di emigranti e facevo lo yo-yo tra la Germania, sono figlio di emigranti, tra la Germania e l'Italia, e quando arrivavo qui mio nonno abitava in apertissima campagna. Quando andavo a vivere a stare tipo le estati dai miei nonni, mio nonno mi stracaricava di fumetti e quindi leggevo un po' tutto, mi facevo spiegare le cose, però il vero vero amore poi in realtà è arrivato leggermente più tardi, intorno ai miei 12 anni, 13 anni, quando su Italia 1 diedero una puntata degli Incredibili X-Men, Oh, serie dai. che adesso è tornata su Disney Plus e dissi a mio nonno che volevo provare a comprarla io, comprare qualcosa. Lui mi diede queste 5.000 lire, ricordo benissimo questa cosa. E lui fu il mio primo influencer perché, a differenza del fatto che di solito me lo comprava e me lo portava fatto e strafatto, mi diede 5.000 lire e disse: Ora entra in questa edicola. Mi feci fregare dalla copertina e presi probabilmente uno dei numeri più brutti di sempre degli Incredibili X-Men, nella fattispecie il numero 52, che tecnicamente era la fine di Claremont, un ciclo fantastico, e c'era una roba senza senso con Ghost Rider, che non sapeva assolutamente chi fosse, che incontrava gli X-Men in una continuity che non capivo un cazzo, con tanto di viaggi temporali. E io, infatti, adesso quando mi dicono, ma per iniziare da dove dovrei partire? Io ho detto, ragazzi, io sono partito praticamente dalla melma e comunque mi è piaciuto. Sono dell'idea che se vuoi partire, puoi partire in qualsiasi momento. Però ci sono stati altri due step in tutto questo percorso. Uno è stato durante gli anni del liceo. Io già compravo fumetti abbastanza, però leggevo quasi sempre solo i mutanti e un po' di Spider-Man. Vidi la pubblicità di Daredevil, Diavolo Custode di Kevin Smith e Joe Quesada,
il famoso rilancio della Marvel nella fase in cui stava fallendo per via della Toy Biz. Ah, Marvel Knights, no? Esatto. Il primo numero di Daredevil di Marvel Knights fu uno schiaffo in faccia mortale. Bellissimo. Bellissimo, bellissimo, me lo ricordo anch'io, meraviglioso era. Alzò lo step qualitativo, io pensai, allora si può fare anche questo con questi supereroi. Cioè, non solo sono gente in mutande che si picchia, sono comunque gente in mutande che si picchia, ma che mi possono dare anche un messaggio. Certo. Un altro step, che è quello più lavorativo, è nato quando io a Roma facevo il webmaster in un'azienda tristissima di recupero crediti subito dopo l'università, aprii questo blog chiamato Cup of Pino e a un certo punto mi arrivarono due o tre commenti di due o tre autori e era il periodo in cui stavano per esplodere i social e lì è cambiato tutto. L'ho fatto sintetica, però... No, tra l'altro, voglio dire, il blog c'è ancora, perché, no, l'ho visto... È diventato la pagina, ormai oggi ha celebrato anche un flusso non da poco. I vecchi articoli, scritti malissimo, sono ancora presenti nel web, perché io esordì con un Alan Moore hai rotto il cazzo, cioè, per farti capire proprio... Così, così. Per curiosità, che cosa che avevi letto? Che cosa avevi letto che ti aveva fastidito? Fastidito era il primo periodo della fase dei social e io andavo nei gruppi di fumetto oppure nel forum di Comicas a chiedere, a vedere un po' cosa si consigliava e sti poveri cristi, sti ragazzi che si volevano approcciare per la prima volta ai fumetti di c'erano questi santoni incredibili che la prima cosa che consigliavano era Watchmen, come se fosse esistito solo Watchmen o come se fosse facile leggere Watchmen. Hai ragione. Come prima esperienza. E io ho detto, scrissi Watchmen ha rotto il cazzo, proprio così, e fu un casino allucinante. Però questo per farsi voler bene. Per farsi voler bene. Tra l'altro, su questo parere, cioè, sei d'accordo con Grant Morrison, perché Grant Morrison, per esempio, odia Watchmen e odia quello che fa Alan Moore, perché non si vogliono molto bene. E quindi non fa testo Morrison, io non fatemi diventare cattivello, che poi Luigi sa che io ho la lingua biforcuta. Vabbè, hai detto una sacrosanta verità, nessuno può cominciare a leggere supereroi da Watchmen, cioè è impossibile, non esiste possibilità. Da lì ho sentito l'esigenza di far nascere questo blog e poi questa pagina, dove in realtà io mi informo un botto, Luigi lo sa, io ho anche questo sottospecie, come dicevano i miei amici, stranissimo autismo, che se apri un fumetto qualsiasi ti becco almeno il disegnatore, il colorista, addirittura l'inchiostratore a secco proprio. Cioè, becco subito, perché sono uno che li studia, li sottolinea, io non tengo i fumetti in uno stato che preferisco non farvelo vedere, perché ho paura che qualcuno possa avere l'infarto, quindi, in diretta. Quindi Pino, ovviamente... Luigi non ti inviterà mai a casa sua, perché immagino che gli distruggessi tutte la prezzo. Luigi mi ha visto in fiera, Luigi mi ha visto in fiera prendere un fumetto che costava un sacco di soldi e buttarlo con una violenza inaudita in mezzo ai panini, cioè quindi roba la roba nello zaino. Luigi mi ha guardato con gli occhi dello schifo, cioè in quel momento io ero il figlio che tornava a casa dal padre drogato e puzzolente, ero quello in quel momento. È vero. Ti posso dire che a me fanno il culo online quando piego i bonelli mentre parlo. Fai te, quindi capisco. A me salta una coronaria quando ti vedo. Diciamo che nella nostra chat, quando organizziamo le dirette, che poi tra l'altro ci postiamo anche le foto degli albi che abbiamo acquistato, facciamo la sfida a chi ha preso l'albo con la costola più sana, ecco. Per cui immagino che cosa... diciamo che voi siete qui semplicemente perché le case di cura le hanno chiuse, altrimenti sareste tutti quanti lì. Ma questo è conclamato, Pino. Sì, è vero. Anzi, mi stanno cercando ancora fuori. Bene, ragazzi, volete fare... Sì. Io quello che voglio dire, proprio agganciandomi a quello che diceva Pino, io ai tempi di
Alan Moore, stai calmo, non lo conoscevo ancora, però io ho conosciuto proprio Pino alle fiere, poi l'ho conosciuto al Taranto Comics e lì l'ho apprezzato, poi seguendo la pagina Cup of Pino, per la sua bravura nella guida alla lettura. Ecco, Pino sa consigliarti in base a quello che è il tuo profilo, in base a quella che è la tua conoscenza, dici: io vengo dal mondo Bonelli, voglio approcciarmi a un sistema di lettura made in USA, non mi piacciono i supereroi, cosa mi consigli? Mi ricordo ancora, proprio forse il primo anno di Taranto, la prima volta che lui venne al Taranto Comics, disse: Guaglio, tu devi leggere questo, che era Sheriff of Babylon di Tom King. Sheriff of Babylon, esatto. E quanto vero? Indovinai? Ecco. Quanto indovinai? Hai indovinato bene, hai indovinato alla grande, per poi passare a personaggi come Donny Cates, Scotty Young. Io conosco Scotty Young per il tramite del Quozzo qui presente. E poi che più? Vabbè, Daniel Warren, il nostro amico Daniel Warren Johnson, di cui l'altro giorno hai postato una cosetta così. Che noi correremo ad acquistare, praticamente. Intanto ringrazio Luigi, perché diciamo che noi siamo, i nostri destini si sono incrociati, perché una persona a cui sono molto legato, che lavora nelle fiere, collaborava con Luigi, e la volontà di portare era il periodo, cioè il periodo dei cinecomics, dei comics, in qualche maniera ai ragazzi anche giovani, perché andare dai 30 in su è facile, andare dai 30 in giù devi avere anche un certo modo anche di comunicarlo. E il problema che io do sempre, una grande colpa che do alla comunicazione dei comics spesso, è che in Italia, cioè i volumi costano troppo, è difficile l'approccio e molto spesso non c'è un comunicatore giusto. Io non so se sono un comunicatore giusto, io so che tanta gente legge comics magari fidandosi di me, sperando qualche giorno che non mi tirino una testa di cavallo davanti casa, che già può essere un buon inizio. E diciamo che per me era una roba troppo figa, perché io vengo dagli studi di comunicazione, io di base ho studiato comunicazione e marketing. Provare, io sono affascinato del fumetto americano per come il fumetto americano interagisce con gli altri media, lo trovo una roba incredibile, soprattutto in America, e mi infastidiva un sacco il fatto che qui gente in mutandone che si picchiano e qualche volta ti danno un bel messaggio, o era super elitaria o era, scusate il termine, super merda. Mi piace, e io ho iniziato a crearci attorno uno storytelling, cioè ho iniziato a pensare che ognuno potesse avere se quel prodotto esiste c'è un motivo, al limite quella fascia di prodotto ci può essere una cosa buona e una cosa cattiva, difficile che un fumetto possa piacere a tutti tranne i pochi casi. E quindi giocando di ammortizzatore, come dico io, giocando di frizione tra il parlare con una persona, poi sono una persona, fidatevi, se venite in fiera, veramente tra un caffè e qualcos'altro, meno di mezz'ora con me non riuscite a non parlare, è quasi impossibile, cioè, anche personalmente, perché io non sono uno di quelli che fa la fiera, finisce il talk, alza tacchi e se ne va. A me piace viverla, piace andare tra gli stand, sono un osservatore, anche perché mi permette poi di raccontare casi. Io vivo grazie a eso, cioè i social mi hanno fatto conoscere a persone prima impensabili, per cui la fiera a me è sempre servita come motore. Vi dico la verità, in questo anno e mezzo io mi sono dovuto un po' reinventare anche da quel punto di vista, ho iniziato a giocare anche sulla mia vita privata. Il libro è nato da disavventure, diciamo, in casa, e mi è piaciuto, come dire, che io dovevo essere quel tipo di comunicazione, non per forza. Certe volte io vedo recensioni che sono più lunghe del fumetto stesso. Io sono per le punchline. Io poi con Luigi condivido anche un'altra grande passione. Cioè, certe volte usano delle parole roboanti, allucinanti, e poi non capisco. Poi, se gli chiedi una domanda semplice, non ti sanno dire che cazzo è. Cioè, una roba. Per me è fuori di testa, cioè per me non lo so, vengo da un altro modo di ragionare, io sono il ragazzo che ti vuole offrire l'aperitivo al bar e farti una chiacchiera, perché
certe volte io mi ricordo una vignetta meravigliosa di Leo Ortolani che diceva che avevi quasi paura a far vedere che leggevi fumetti, cioè che avevi paura a far vedere che leggevi Famiglia Cristiana e ci mettevi il porno davanti. Qua sembra che certe volte quando leggi i fumetti devi metterlo dentro al porno per non far vedere che leggi i fumetti. E invece io ho sempre voluto rompere questa cosa. Anzi, questa collana di libri che sta nascendo, che saranno tre in realtà in tutto, sono nati, questa era più sperimentale, poi faremo cose un po' più normali, sono nate da questa voglia di comunicare. Io certe volte metto la politica e i fumetti, metto, che ne so, la Barbara D'Urso e i fumetti, cioè mi piace mescolare perché io penso che è il linguaggio comune e la vera vittoria è nel momento in cui una persona, anche lontanissima da quello che tu pensi siano i tuoi interessi, viene e ti dice: mi fai capire perché ti piace sta roba qua? Allora, lì stai vincendo. Ora l'ho fatto un po' profonda, ma in realtà è molto più semplice, però mi No, piaceva no, darmi il tono. no, 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 era un po' anche quello di cui parlavamo prima, no, Pino, del fatto che anche magari lo stesso libro che hai fatto era destinato ad un pubblico che magari non è totalmente disinteressato al fumetto e apprezza altri contenuti di quel libro, magari il tuo senso dell'umorismo, tu hai usato i fumetti per raccontare anche altre cose. Anche per sdoganare un pochettino lì, qualora ce ne fosse ancora bisogno, no? L'immagine del nerdacchione, del nerd che ultimamente, grazie a Big Bang Theory, sono diventati tutti nerd. Però prima diciamo che molti Beh, si nascondono. io di base io non la chiamo neanche più cultura nerd, io la chiamo cultura pop, cioè sono solito Certo. andare ancora più nell'apertura base perché proprio perché tutto si mescola, no? E poi nel libro, per esempio, io faccio questi esempi anche di vita quotidiana perché tutti mi chiedono sempre: oh, ma in realtà mo, adesso sono tutti in fissa che può darsi che arrivi il multiverso sia nell'universo cinematografico Marvel che quello DC, e quando mi chiedono che cos'è il multiverso e devo spiegare le realtà alternative, io semplicemente spiego quando incontri due amici che stavano insieme, si sono lasciati, vai da uno e ti racconta una storia, vai da un altro e ti racconta un'altra storia, il tuo cervello ne crea un'altra realtà perché conosci i difetti di entrambi, e da una storia hai ben tre diverse realtà, e quindi già quello è un multiverso in realtà. Cioè, anche giocare un po' su queste cose, cioè, oppure vivere tutti i giorni. Il problema è che spesso chi fa queste cose qua non legge, cioè, non riesce a vedere oltre, le vede separate. Io spesso dico: state un po' me, cioè, volete leggere il fumetto? Perfetto, ficcatelo nello zaino, nella borsa, e leggetevelo al parco, così ogni volta che aprite il fumetto vedete anche il mondo attorno a voi. Per troppi anni il fumetto è rimasto rinchiuso nelle fumetterie. Taro che aveva una forfora che faceva provincia, che cioè, era repellente anche al concetto di oh, venite con me, amici, vi faccio vedere una cosa. Cioè, a me è piaciuta più un'idea un po' più fresca, un po' più cool, per quanto io possa essere fresco cool, ormai non sono. Io sono un culo oramai, come si dice qua, perché ormai sono vecchio, trito e ritrito, però cioè, era così. Cioè, Se sei vecchio tu, allora io mi devo andare a nascondere. No, aspetta, comunque. quindi aspetta, faccio una Vai, vai, vai. domanda secca allora. Quindi sei assolutamente a favore delle pubblicazioni da edicola, stile le saghe DC che stanno uscendo, cioè tutto questo sì. Assolutamente sì. Io sono qualsiasi cosa possa portare nella cartella, sul tavolo, in tasca a una persona un media che io amo. Sul rotolo di carta igienica, anzi, io sono uno di quelli, e te lo dico proprio apertamente, lo so che dirò una calunnia per voi, io sono uno che ha spinto molto anche il digitale, nel senso, se non te la senti, No, se non no, te Se non te la senti di comprare 150 volumi, vuoi essere un po' più selettivo. Io ho Marvel Unlimited che mi costa 9 euro e ho 27.000 fumetti. Poi la run che mi interessa me la Me ne ha vado a prendere comprato. il volume. Tipo, ieri sera Esatto. sono andato a prendermi
questi 40 euro di X-Men di Hickman, proprio freschi freschi, però perché conoscevo già. È uscito ieri. Hai anche Spawn Deluxe per caso, Deluxe? Anche quello. Ah, ma... 40 euro costa, cazzo. Ci sto morendo dietro, lo devo andare a prendere assolutamente. È una bella bestia, 40 euro per quello che è, non è tanto. Poi dentro... ci sono parecchi ex. Su questo volume vorrei parlarne dopo, perché una cosa la devo dire. Va bene. Sei più a favore di questi bestioni così o della fruizione un po' vecchio stile come eravamo noi da edicola con le due o tre storie sullo spillato? Della fruizione. Punto. Di qualsiasi tipo essa sia. Qualsiasi tipo essa sia. Veramente, cioè, ragazzi, io addirittura, vi dico di più, io addirittura, per esempio, questa cosa della DC che sta uscendo adesso in edicola, io ho tutto. Io per esempio, Ash, Batman Ash, l'ho appena prestato a un'amica. Perché da nulla, se me lo rovina, che me ne frega, sono quattro spicci, però io so di aver fatto un bene. Siamo un po' egoisti. Sì, no, è vero, vabbè, io sì, sono egoisti, cioè sono egoisti a certi livelli. Faccio un esempio, io faccio sempre questo esempio del mio Netflix. Il mio Netflix ce l'avranno tipo 10 persone nel mio account. Però non me ne frega un cavolo che pago solo io. L'importante è che poi un giorno davanti a un caffè posso dire, oh, hai visto quella cosa? E farmi una chiacchiera. Sono d'accordo con questa cosa. Nel senso che, voglio dire, crei una comunità intorno a un interesse comune sul quale si può anche discutere e ognuno esprime le proprie opinioni. Vabbè, innanzitutto scusate se vi interrompo, volevo salutare Gaia che prima si è affacciata. Infatti, ciao Gaia. E non abbiamo avuto modo di rispondere. Vi volevo ricollegare a quello che diceva Pino, appunto per il fatto che una volta c'era il fumettaro con la forfora e adesso si è tornato a parlare di non arte per quanto riguarda il fumetto, che era una cosa che non si sentiva forse dagli anni 70, quando in Italia c'erano i vari mostri sacri che poi chiaramente per una questione generazionale man mano sono andati sparendo, perché comunque l'età era quella che era, e finalmente si torna a parlare di fumetto con una certa dignità, cioè paragonandolo a una forma d'arte e non a un prodotto di consumo che poi è finito, va buttato dentro la spazzatura. Ma proprio per questo... Posso vai. Io ti dico di più. Per me va benissimo che ci sia sia l'opera d'arte che il prodotto di consumo. Sì, ma sono d'accordo. Io non sono giudice dei soldi di nessuno. No, certo. Ma per me anche il prodotto di consumo è un'opera d'arte, cioè nel senso... Tutto quanto il fumetto, dal mainstream all'opera, al fumetto d'autore, è comunque un'opera d'arte. Pino, ogni tanto ti perdo però. Adesso sì. Vai. Poi, perché ti ho interrotto, perdono. No, volevo aggiungere una cosa molto semplicissima. Ecco, prima, mentre cenavo, prima mi è arrivata una notifica proprio della pagina della CAP con il teaser di Sweet Tooth, no? Quindi tratto da un fumetto di Jeff Lemire. Ora, la cosa che a me ancora fa rabbia nel 2021 è che il media fumetto ancora venga sottoconsiderato, eppure c'è gente che proprio tramite Netflix o Amazon Prime sta applaudendo a delle serie TV senza sapere, anche se viene chiaramente detto e menzionato, che sta vedendo la trasposizione di un fumetto di successo. E la speranza, ecco, a meno che è blockbuster, usiamo questo termine anni 90, come The Walking Dead, che ha costato anche alla lettura alcune persone che hanno apprezzato la serie TV e ancora di più poi hanno apprezzato il fumetto, mi fa ancora specie vedere che tanta gente non è a conoscenza che quello che sta guardando in TV, ciao Stefano, benvenuto. È stato tratto da un fumetto e non va a recuperare il media originale. Ecco, questo ancora mi però è una cosa che sicuramente con gli anni verrà sicuramente superata. Spero. Bene.
Sai che c'è? Mi sentite adesso? Sì. Sì, vai. Penso che qui ci sia però un problema base. Io, per esempio, sono una persona che non è assolutamente infastidita. Cioè, io, venendo proprio da studi di media e tutto il resto, ho sempre visto tutti i media come qualcosa che separato. Al limite, tu prendi un IP e la porti, una proprietà intellettuale, la porti su un'altra piattaforma. Ma io non sono mai stato solito cercare corrispondenza, prodotto originale. Per esempio, io ho visto gli Harry Potter, però non ho mai letto i libri, non ne ho sentito l'esigenza. So che esistono e ci sta. La cosa che forse io mi porrei una domanda, in America sono migliorati, in Giappone l'hanno sempre saputo fare, in Italia c'è ancora tanto zoppicare su questa cosa, il pensare un prodotto come fulcro il fumetto, ma quello attorno come la possibilità di creare altre cose. Cioè, l'unico che l'ha fatto in Italia un po' è stato Ortolani e poi è Sio. Cioè, in mezzo c'è quasi nulla. E andrebbe, secondo me, bisognerebbe riflettere un po'. Oppure le Winx, forse all'inizio, un po' all'inizio anni 90, fine anni 90, non ricordo neanche gli anni delle Winx. Metà anni 90, sì. Mi domande. Cioè, qual è il problema? Dove nasce il problema? E soprattutto, chi deve veicolare? Io ho un pensiero, forse un po' estremo. Io penso che questo sia un settore dove c'è scollamento tra chi comanda e chi... Sì, sono d'accordo. Guarda, ce ne abbiamo degli esempi lampanti di questa cosa, sì. Perché giustamente faccio le chiedere... Si mandano la porta aperta, sì, vabbè. Qua in Italia ci sono proprio delle voragini tra chi fruisce e chi praticamente invece in realtà produce, ma non tiene conto delle esigenze del lettore. Perché sia una gara a riempire il proprio ego e a dimenticarsi a che pro. Io, Luigi lo sa, io per via del lavoro che è nato dalla Cup of Pino, quindi io devo tutto... in realtà i fumetti, adesso vado su altri campi, mi sto muovendo su altri campi, però non dimentico mai il mio amore, tant'è vero che la pagina non solo è ancora attiva, ma spigne, cioè nel senso non è stata una cosa che io ho detto ok, ora ho altre cose da fare e l'ho lasciata, perché io ho un grande rispetto delle persone che mi hanno supportato in questi anni, a priori, però non posso negare che quando vedo delle cose, io ultimamente ho visto anche delle polemiche abbastanza di stupide, senza focus, per riempire l'aria senza costruire nulla, io sinceramente mi sono un po' allontanato da sta roba. Per questo preferisco gli americani che giocano a fare i teaser, che giocano a farti indovinare che testata fanno. Cioè, c'è un gioco che è bello, che qui non vedi più. Qui vedi che è quasi una corsa a chi attacca chi parla male di chi. Io sono stato parte del gioco, io sono stato il primo a mettere le mie colpe, cioè io sono stato il primo, uno di quelli che quando ti dicevano per fare i primi numeri devi fare polemica, quando poi ho capito che era solamente un'enorme, gigantesca puttanata, ho deciso di andare per altre strade e soprattutto considerare il fumetto per quello che è, ovvero una roba che mi dà emozioni, ma di cui il 90% io lo leggo in bagno. Quindi siamo in due. È l'unico momento libero che ho. Sì, permetti, ragazzi, che immagine poetica che resta qui. Aspetta, allora. Allora, beh, qui c'è questa domanda di Stefano. Sì. Scusate, sono appena arrivato e magari sono fuori tema, ma mi sembra che anche la Bonelli si stia muovendo in tal senso, vedi il film di Dampir, telefilm di Giulia e Did, e forse qualcosa che non sappiamo ancora. Questo relativo al discorso dei, diciamo, sono prodotti derivati da IP che già da tanti anni marciano, e soprattutto questo, io non so come saranno questi prodotti, cioè poi questi prodotti daranno una spinta al prodotto base, ovvero al prodotto originale, ma non tanto come numeri, anche come spinta creativa, che è una cosa diversa. Sì. Allora, da quello che ho visto io... Stupido, no? Faccio l'esempio stupido.
Pac-Man, che io consiglio a tutti quanti, sono nati perché a un certo punto Disney ha ripreso gli X-Men, ha detto sono 20 anni che non fate una cippa, prendiamo uno dei più grandi geni e uno dei più grandi world builder, ovvero gente che crea proprio i mondi su cui si muovono le storie, e creiamo una roba incredibile. Io sono 25 anni che leggo fumetto. Io ogni volta che prendo un numero di X-Men di Hickman non riesco a credere ai miei occhi. Ed era una vita che io non sognavo. Era una vita che io non chiudevo un albo e dicevo e adesso che farà? Perché già... Noi ci siamo dimenticati i sognatori. Io, purtroppo, io te lo dico apertamente, io ho voluto rinnegare alcune polemiche, alcune cose, perché io volutamente mi sono imposto di tornare a sognare, e nella mia pagina ci sono solo stimoli alla lettura. Perché secondo me è quello che, se sei una persona che ha un po' di visibilità e che crede nei media che segue. Ma infatti... tranquillamente buttarmi sti fumetti, e la mia vita non cambia, perché io ho fatto il mio percorso. Quando vado a fare un PON nelle scuole, quando mi chiamano a una fiera, quando mi chiamano a fare un talk, e Luigi lo ringrazio perché spesso mi ha chiamato e spero che sia rimasto sempre contento di quello che fa. Lui lo vede anche il modo in cui io imposto i talk. Non è quella conferenza a leccare, esatto, i capelli. Ora ne parliamo. Che se non trasmetti non ha senso che tu ne parli. Io sono se trasmetti solo per dire quanto sei figo, ti metti davanti a uno specchio e stai tutto il giorno a vederti e dirti quanto sei figo. È il mio pensiero questo, Sì, no, infatti. Ma infatti bisogna trasmettere la passione per le cose di cui si parla, hai ragione da questo punto di vista. Infatti mi hai servito una domanda sul piatto d'argento, ti volevo chiedere, guardando sulla tua pagina mi sono reso conto che raramente, se non quasi mai, parli del fumetto italiano, forse però proprio per le ragioni che ci stavi esponendo poco fa. Ieri ho comprato un fumetto italiano. In realtà io compro ancora di Van Dog per le cover di Cavenago, perché per me è un genio assoluto. E ieri ho comprato Prisma. Ah, Prisma. Beh, bello, sì, sì. Di Matteo De Longhis. Sì. Della Bao, non è della Bao. Che mi interessa il progetto, a parte che mi interessa lui graficamente, proprio in generale, perché io bazzico anche un po' di disegno, queste cose qua, però mi piace già il modo in cui l'hanno presentato. È vero che l'hanno presentato soprattutto a noi che già leggiamo. Io ho questa deformazione un po', diciamo, di marketing, quindi quando vedo queste cose mi pongo delle domande. L'hanno presentato molto bene a noi che già però andiamo in fumetteria. Non so se rendo l'idea di cosa voglio dire. Forse sì. Sì. Tanto vedere un'animazione su un disegno di Cavenago, per esempio, mentre va in trasmissione Lundini, per esempio. Cioè, mi piacerebbe che il fumetto, come ha fatto in America, come ha fatto in Giappone, come fa sempre in Francia, esca un po' da quel cavolo di ghetto. Cioè, esca da quella roba là. Ma infatti fatto negli anni 90, nel senso, mi ricordo Stano sul palco del primo maggio con Dylan Dog, mi ricordo alcune compagnie di trasmissione. Chi è che ha avuto paura? È quello il peccato originale, chi l'ha scagliato? Chi ha detto che era meglio mollare le edicole e andarci a rinchiudere tutti in fumetterie? Chi ha fatto questo peccato originale? Perché guarda, io lo voglio conoscere. Stai aprendo un capitolo sul quale noi tre ci scanniamo sempre, su questo, almeno all'inizio, perché poi si sono creati i partiti pro edicola e pro, diciamo, poi alla fine abbiamo capito che chi sosteneva le librerie non aveva tanto torto, no? A certe volte, perché magari c'è una differenza di qualità in certi casi. Però ti dico, io prima cosa, c'era Luigi prima che se voleva intervenire, però l'abbiamo bloccato. No, fai finire Gianluca, vai Gianluca, e poi per te il mio discorso è un po' più lungo. Comunque di recente, nel corso degli ultimi anni, un po' di media fumetto si è spostato, perché mi ricordo trasmissione come Fumettology, ho visto di recente, un paio di domeniche fa, su Rai Storia, Rai 5, non mi ricordo qual è, un documentario su Pratt. Comunque ho visto che comunque il fumetto... Rai 5. Sai che c'è? Che quelli sono... Oggi prendi la seconda piattaforma più diffusa del mondo, ovvero Disney Plus, e vai nella sezione Marvel, oltre ai cinecomics e alle serie TV,
ci sono i documentari. Piattaforma che adesso ha 80 milioni di iscritti. Un altro range d'azione. Non so se rendo l'idea di cosa voglio dirvi. Sì. Manca. Ma è un mio pensiero. Per esempio, io ho apprezzato un sacco l'amico Carmine Giandomenico che ha fatto il video per Baglioni. Sì, io collaboro con Andrea Scoppetta, che è passato dalla scuola di fumetto a lavorare per l'animazione. È uscito Trash quest'anno e fra qualche anno uscirà un altro prodotto. Cioè, ragazzi, non c'è un cavolo da fare, ma non perché fumetto non valga da solo, è perché c'è tanto potenziale. E poi rimaniamo a guardare le mosche, vediamo il trailer di Sweet Tooth che fa 500.000 visualizzazioni in un attimo, vediamo WandaVision che praticamente ha citato forse anche le sitcom, anche Casa Vianello involontariamente ha citato, è vero. E noi non ci abbiamo mai pensato, perché noi che siamo stati i fautori dell'arte e anche maestri del fumetto, perché io devo vedere negli albi Marvel ogni mese la Marvel tira fuori 42 serie regolari e devo vedere che 15 sono disegnate da italiani e questi italiani poi in Italia non fanno le stesse cose. Perché? Questo potenziale va buttato altrove. Okay, che esista un mercato globale, però noi abbiamo il mercato fuori e dentro non riusciamo a generarlo se non quello Bonelli, che è nato da tanti anni. Possibile che anche questi colpi come Shock Dome, queste cose qua, fanno un colpo e poi si tornano un po' indietro, perché c'è qualcosa, secondo me, nella situazione generazionale. Io penso che gli editori che adesso sono a capo di tutto sono troppo scollati dall'utente base a cui devono arrivare. Per esempio a Paolozzi o Vix, questo è un fumetto? €10, ok, top. Ma puoi farlo anche a €10 da edicola. Esatto. È proprio quello il problema, secondo me. E darlo a un ragazzo, perché la roba che è là dentro, per assurdo, è più vicina ai ragazzi che a noi. Tutte quelle infografiche, questa è gente che viene dalle app. C'è gente che quelle infografiche che ha fatto dentro Tom Mueller, non so se sapete, dentro gli abiti di Hickman sono strapieni di grafiche, queste cose qua. Sono più vicini al modo di leggere che hanno i ragazzi che il nostro. In America, infatti, grazie a questi X-Men e alla pandemia, il fumetto digitale ha aperto le ali e è volato, cioè è andato proprio a un'altra velocità. Perché noi non abbiamo ancora una piattaforma digitale che ci fa leggere Panini, DC e Bau decentemente? È una vita che lo chiedo. No, infatti ci sono delle realtà che però non di autoproduzioni che funzionano così, ma non di plastica, se no sembra una persona troppo... Cioè, mi fai pensare anche al caso del Confine, no? Il volume della Bonelli che parla comunque di ragazzi, però lo trovi in fumetteria o in libreria a costi esorbitanti. Padri dei ragazzi di cui parli. Esatto, bravo, perché comunque anche il costo diventa proibitivo a un certo punto. Cioè 64 pagine, quante sono? 80, adesso non ricordo. A 16 euro pagine, mi sembra. Diventa un po' un ostacolo se poi i volumi sono 20, per esempio. Io quello che volevo aggiungere rispetto al discorso che facevo prima, voglio chiarire un punto, che non è, non chiedevo un obbligo di hai visto la serie TV, ti è piaciuta e quindi vatti a leggere il fumetto, ma è il discorso che chi applaude la serie TV non riesce minimamente a concepire che c'è anche un fumetto che ha la stessa stregua, se non ancora migliore. Cioè non si riesce a concepire che il fumetto possa donare delle emozioni, perché vedo ancora la diffusione, la percezione che il fumetto sia una cosa da bambini, sia Topolino, sia Tiramolle, sia Geppo, quindi sto andando indietro negli anni anche, e finisca lì, sia Tex e Dylan Dog, punto, che non esiste modo di fruire anche di altre storie ben scritte, ben raccontate, ben disegnate, che possano regalarti delle emozioni e possano farti sognare.
Ecco, io sono circondato da gente che quando io ormai lo dico con orgoglio, io dico leggo fumetti, sono un lettore di fumetti, ma spesso di fronte non il cultore del libro, ma è gente che non legge a prescindere, quindi da un punto di vista generazionale dobbiamo anche lottare con delle generazioni che non sono, proprio per via dell'utilizzo delle app o di altro, non sono proprio invogliate alla lettura, dove anche il coso del Bacio Perugina ti chiedono, mi fai un riassunto perché non ho tempo. Quindi quello che a me dispiace è proprio questo, che vedono le serie TV, che sicuramente sono di più facile fruizione, perché ti metti lì, metti play e fai andare, però io spesso dico, ma lo sai che esiste anche il fumetto, se vuoi è scritto anche meglio, lo puoi leggere, lo puoi recuperare qui. Ah no, io non leggo fumetti, no, è che sono un bambino. E questa è la cosa che un po' dispiace. Chiudendo l'argomento, voglio tornare invece a Pino e come invece lui presenta il media fumetto. Ecco, lui ha sempre avuto da testimone oculare come si dice, e auricolare delle sue performance sul palco, non solo di quello del Taranto Comics. È bello che quando lui organizza i suoi incontri con il pubblico, hai la percezione che non stai tu sotto al palco e lui sul palco a mo' di professore che ti insegna la lezione sul fumetto, ma lui ha sempre creato una forte interazione con il pubblico e quasi raccoglie quello che il pubblico sta chiedendo per poi servirlo. Dici, cacchio, tu sai già che cosa vuoi, vattelo a beccare qui. Ed è esattamente quello che ha usato, lo stesso metodo che ha usato con me quando mi ha invitato a leggere Tom King o Scott Young e chi più ne ha più ne metta. Nell'ultima edizione poi con la combina insieme con Zed Castell è esplosa la bomba, insomma sono riusciti a il palco del Taranto Comics non è stato mai così in fermento, e lo stesso Pino l'ho visto molto a suo agio, a parte al Napoli Comic Con, ma soprattutto nell'ultima edizione che abbiamo vissuto insieme a Luca, l'incontro con Donny Cates e Daniel Warren Johnson, io ancora lo ricordo. Beh, un incontro favoloso, ma lì sono convinto non era presente, ma anche mia moglie si sarebbe divertita, perché l'approccio, quel tipo di approccio, raccontare in quel modo il fumetto con gli autori che non stanno dicendo no, ho usato la penna grafica così con la, ma chi cazzo se ne frega, fino a un certo punto stavano parlando di fumetto senza parlare di fumetto, e c'era una sala, il caffè letterario lì a Lucca, che era stracolmo di gente. Perché c'entravano quelle, perché c'era gente in piedi, c'era gente fuori, ma perché lì c'era gente fuori e gente in piedi, Io sono un po' pazzo, ragazzi, sappiatelo, cioè se mai verrete a un mio incontro sapete che sono, vedete, anche Luigi quando gli propongo le cose gli viene sempre mal di testa. Nel caso di Luca mi chiamo Zette, mi chiamo Saldares dicendo, Pino, dobbiamo dire una cosa, abbiamo Donny Cates. Donny Cates, però non possiamo un attimo di come si chiama. Ho detto ok, abbiamo Donny Cates, però io sono capofino, gli rompo il cazzo mattina e sera su Twitter, qualcosa mi devo inventare, sennò questo appena mi acchiappa mi sfonda di mazzate. E alle 3 di notte, nei miei orari fuori di testa, quando faccio le mie cose, passa una replica del Senso della vita di Bonolis, dove c'era l'ospite e l'immagine che scorreva, e io ho detto, troppo fatta con i fumetti, va troppo fatta con i fumetti, e all'insaputa di Donny Cates noi abbiamo preparato 8 immagini e le abbiamo messe lì con lui che narrava, mentre Warren Johnson disegnava, narrava Venom, questo, a modo suo ha fatto degli spoiler giocando, cioè, rinarrato il matrimonio dei vampiri in Redneck in una maniera incredibile. Poi lui è, poi sai perché io ho adorato quella cosa? Perché Donny era l'immagine, è l'immagine vincente del fumetto, bel ragazzo, tatuato, rock, acculturato, quindi apparenza che si sbatte contro la cultura, si era sposato a Lucca, cioè, c'erano così tanti elementi che non si poteva sbagliare. E poi arrivò l'idea geniale, perché quella fu una follia dell'ultimo secondo che non avevo detto a nessuno. Io, Warren Johnson disegnava su degli albi per far vedere. Io presi la tazza della Cup of Pino e dissi, adesso ragazzi, preparate delle domande. Io passai con la tazza della Cup of Pino a prendere
a prendere le domande scritte bigliettini, è vero, ragazzi, bellissimo. le domande estratte furono chieste a Donny Cates e le tre domande estratte presero i tre volumi che Warren Johnson aveva disegnato. Era un'interazione a premi con un autore che si era divertito a fare quella roba là. Io ne sono orgogliosissimo di quell'evento, anche perché fu messo in un orario folle. Probabilmente molti temevano che non venisse nessuno, e invece fu una roba, perché c'era anche maltempo, cioè, fu una roba bellissima. Cioè, io ne ho un ricordo. Però c'era maltempo, ma in quel momento non pioveva, quindi la gente non aveva trovato riparo dalla pioggia, era venuta lì con l'intento di assistere. Ragazzi, fu uno show Sì. spettacolare. Noi eravamo nascosti, non eravamo sul padiglione base, perché purtroppo per via Bravo. dell'evento ci diedero una sala particolare che non era facile neanche da raggiungere, e a Lucca saltano tutti i telefoni, tutto. Quindi fu a speranza. Quando entriamo dentro c'erano 10 persone. Io dissi: Madonna, è fallita la Capofino, perché se con Donny Cates non venne a meno 30 persone, ho fatto una figura di merda. Arrivarono 100 persone, fu bellissimo, bellissimo, bellissimo. Allora, Leggiamo il recuperiamo. commento di Gaia. Sì, questo è il modo di trasmettere l'arte nel suo complesso, perché l'uomo è arte. Se parli di fumetto, parli di tutto: musica, cinema, teatro, e ti diverti nel farlo. Ah, questo vale per tutto, anche perché l'ispirazione è quanto di più spontaneo e democratico io conosca. Brava Gaia, come Grande sempre. Poi c'è anche il commento di un po' di qualche minuto fa di Stefano. Vanno ripensate le fumetterie, non devono essere solo negozi, ma luoghi di incontro con mostre, incontri con gli autori, Concordo. tavole rotonde, sale di lettura, eccetera, eccetera. Aprirne in tutta Italia, magari una specie di catena unica. Ecco, magari la seconda no, però. Beh, però deve essere appoggiato da anche una community. Nel senso, io mi ricordo che quando arrivai a Salerno, trovai questi ragazzi splendidi, Franco e Ciro, che avevano una fumetteria chiamata Crisis. Bravi. Di andarci, certe volte in certe fumetterie dove non vedi l'ora di andare perché vogliono di prendere o il colera o che ti accoltellino tagliandoti cioè la roba fuori di No, testa. magari è anche antipatico chi gestisce la fumetteria, perché a noi è capitato, io e Luigi abbiamo esperienze di questo tipo, cioè di essere entrati in fumetterie dove chi le gestiva respingeva il cliente, aveva questo potere di respingere Ma questo il succede anche nelle fiere, eh? Tanta gente cliente. improvvisata, tanta gente. Ci sarebbe tanto da dire, ma ci abbiamo poco tempo e quindi è meglio no, vi prometto che prima o È poi vero. ricompaio su questi video. Senti, di quali personaggi vi piacerebbe scrivere delle storie, Pino? Italiano e straniero? Questa è una bella domanda. Allora, italiano, ti sorprenderò. Ti sorprenderò, ma tantissimo penso che ti sorprenderò. E secondo me nessuno ha mai, cioè io vorrei, mi piacerebbe tantissimo, veramente tantissimo, prendere in mano Ratman ora che Leo non lo fa più. È bella questa, Un bel impegno, attenzione. È più facile Io diventare curatore di Dylan Dog in questo momento che è non mettere vero, mani su te lo Ratman in tirano questo proprio in momento. faccia, quel posto lì te lo tirano in faccia, sempre adesso. Mettervi questa cosa, però di base mi piacerebbe tantissimo, uno perché ho avuto modo di conoscere Leo, una persona squisita, tantissime altre cose, ma soprattutto perché mi piacerebbe che un personaggio del genere fosse preso in mano da altri. Lì mi piacerebbe fare un'operazione stile Marvel sull'universo che ha creato Le Ortolane. E mi sembra strano, mi sfugge il perché, pensato, con tutti gli amici che ha. Sto pensando a Ratman di Hickman in questo momento. Io credo che sia abbastanza improponibile come cosa. Cioè, Ratman a un certo punto è diventato l'alter ego di Ortolani come crescita, quindi la vedo difficile, però. C'è Piccettino, cioè volendo, cioè io mi immagino un Piccettino di Sio, mi immagino
Bracco magari di Bilotta, cioè mi immagino questa roba. Quindi tu parli di un universo di Ratman, non di Ratman il personaggio. Universo dove a un certo punto io arrivo con Mentor e dico: ok Leo, quando vuoi fare qualche storia di Ratman la fai, gli altri personaggi proviamo a mandarli altrove, vediamo cosa fanno. Sì, Bracco di Bilotta, Bracco di Bilotta, prenoto subito la copia adesso, te lo dico. Bilotta è Tavenago. La sensazione che diciamo che i lettori italiani ancora si devono abituare a queste cose qua, non so perché. Perché se tu vedi il casino che è successo con senza giudicare la qualità artistica, no, del rilancio di Dino, ma il colpo di tosse era spontaneo a me. Come nomino di Randoghi, ci è venuto il colpo di tosse. No, tranquillo. Io ti dirò una cosa. Delle community, delle cose, ormai non me ne fotte più un cazzo. Perché certe volte più si lamentano e più comprano. Quindi io ho iniziato a ragionare nell'ottica. Cosa che dico io da tempo, sì, quando si lamentano i prezzi dei Bonelli, poi vanno a comprare i Bonelli. Quando ci conosce che ci ripete questa cosa che è vera. Al di fuori di tutto questo, io penso che nei gruppi queste cose dice un po' la regola del primo che bela, tutti belano appresso. C'è troppo questo cameratismo che il primo che si sveglia e dice questo fumetto è buono, questo fumetto è cattivo. Io sono sempre stato uno contro, cioè non mi piace chiedere il perché. Io, soprattutto quando si parla di fumetto, vedo pochissimo perché. Arriva che poi succedono cose strane come quelle che abbiamo visto in questi giorni, dove la gente a un certo punto non sa più che parte prendere, perché magari ti trovi davanti due idoli che si scontrano e non sai da che parte stare, no? Sì, ho capito a che cosa ti riferisci. Sì, vabbè, certo. La tengo qua. Io no. Penso, credo che, non lo so, forse ho capito male, ma penso che fosse quella polemica tra Bilotta e Ricchioni, ho capito male. No. Io non lo seguo proprio, non me ne fotte un cazzo. Parlavo di GP e poi la controvignetta. No, scusate. Aspetta, me la son persa questa, scusatemi. Sì. Questo è grave se te la sei persa, questo è enorme. Abbi pazienza. Lui è una roba che poi te la spiega Luigi, perché non la spieghiamo in diretta, è meglio perché è veramente schifo. Infatti, poi ne parliamo dopo perché fa alquanto, come si dice, imbarazzo, secondo me. Fa discutere. Sì, è una cosa dove non bisognava neanche discutere, però viviamo in un mondo dove tutto... Discutere. Io penso che un artista sia libero di dire quello che vuole, tu... Puoi essere libero di non seguirlo, però di fare le pubbliche, diciamo, i forcaioli. Veniamo da un popolo dove il giorno prima uno l'applaudiamo, il giorno dopo lo mettiamo. Ah, su questo capo giù, testa giù, esatto. Sono d'accordo. Da un momento all'altro si creano dei movimenti di opinione che non si sa mai come dove vanno a parare alla fine. Ragazzi, allora c'è rimasto... Volevo chiedere la domanda del lato americano. Un personaggio che io vorrei scrivere americano è Wolverine, perché vorrei andare a mettere una pezza sulla follia che fece Bendis quando gli fece tornare la memoria e gli fece perdere il 90% del suo fascino. Io vorrei applicare il fatto che Wolverine non si ricorda. Noi lettori dobbiamo sapere chi è Wolverine prima. Wolverine non lo deve sapere. Quel momento quando ci fu Origini, ci spiegarono chi era, però lui non lo sapeva. Quindi da Origini a House of M è stato un momento in cui Wolverine addirittura aveva preso ancora più carisma. Io non so chi è il folle che ha detto: ok Bendis, hai ragione tu, diamogli la memoria. Ma chi cazzo, ma è più stupida quell'idea di quando all'Adidas arrivò un cretino a dire: avete visto queste tute terribili? Mettiamoci i bottoni, così si sbano e i ragazzi muoiono di freddo perché entra il vento nelle tute. E tutti quanti noi avevamo gli organi a ciliegina per colpa di queste tute, perché diventarono pure una moda. Esatto. Comunque, guarda, allora tu confermi le voci che ho sentito sul fatto che le storie di Bendis finiscono sempre un po'
iniziano bene ma terminano malissimo. Partono bene, cioè io l'ultima pagina di House of M, quando c'è Wolverine che ricorda tutto, io la strapperei e ti direi che House of M è un capolavoro. Però c'è quella cazzo di pagina che io non riesco a dimenticarmi. Non riesco a dimenticarmi che c'è, capito? Ragazzi, maledetto. Allora, ci sono rimasti pochi minuti. Volete fare delle domande finali? Tu, Luigi o Gianluca? Ma io il domandone stasera lo salterei perché è evidente cosa sta leggendo ultimamente, ma gliene farei un altro. Lascio la parola a Gianluca adesso. Guarda, ti direi Marvel o DC? Ecco, era anche la mia domanda, per cui perfetto. Vi dico questa cosa. Allora, per me, io sono un amante di entrambi. A anni ho preferito Marvel perché gestisco una pagina e la comunicazione con cui la Marvel arriva alla gente è di un livello stratosferico in confronto alla DC. Cioè, non c'è proprio confronto. Nell'Everyday Life io ho amato le opere di DC raccontate in volume, mentre sulla serialità non posso negare che la Marvel ha un'altra marcia e, per assurdo, è lo stesso problema che troviamo al cinema. Quando la Marvel ha creato un universo seriale e funziona da Dio, la DC, quando prova a fare la stessa cosa, fa un disastro. Quando fa i capitoli separati, brilla. Quindi inizia questa, io ho visto pochissima, tanta gente parla di fumetto sul web, nessuno è riuscito a centrare questa sfumatura veramente interessante. Il fatto che negli anni, più tempo è passato e più la Marvel cinematografica ha iniziato ad assomigliare in maniera incredibile alla Marvel fumettistica, e la DC nei suoi mille errori con Snyder, comunque, quando ha fatto Joker, tutti questi altri prodotti separati, come il futuro Suicide Squad di Gunn, c'entra il punto, lo colpisce subito, come faceva coi fumetti. Infatti, della DC tu non ti ricordi le serie, tu della DC ti ricordi Killing Joke, ti ricordi Anno 1, ti ricordi Superman le stagioni, o Superman, ti ricordi questa roba qua, perché è più forte nel volume singolo. Quindi per il momento Marvel in generale, però la DC non mi dispiace, mi piace la Boom e mi piace molto l'Image, mentre vedo a corto di ossigeno la Dark Horse, che senza le Mir non coprirei proprio più. È un velocissimo riassunto. Bene, benissimo. Io solitamente fino alla fine di ogni live chiedo all'ospite cosa sta leggendo, però abbiamo già visto, ci hai fatto intravedere cosa stai leggendo. Cosa dovete leggere voi? Cosa dovete leggere? Bravo, voi? Almeno tre consigli. Hai anticipato. Bravo. Ci tengo a questi. Saltando il fatto che dovreste leggere il mio libro, ma non questo, almeno il prossimo, perché il primo era... E non ne abbiamo parlato, tra l'altro, però va bene. Libro durante la quarantena che si chiama Supereroi spiegati alle casalinghe, in realtà dove c'era un modo per scherzare sugli stereotipi dei nerd e di come dall'esterno tu puoi raccontare queste cose in poche parole. Posso dire una cosa? Mi è piaciuto proprio l'incipit, da quando è cambiato il mondo, quando una strafiga ad una festa ha detto che è andata al cinema a vedere e lì si è aperto, si è squarciato il continuum spazio temporale, come direbbe Dr. Brown. Anche Junior, tra l'altro. Esatto. È piaciuto, Luigi? Ti è piaciuto il libro? Sì. Ma guarda, come dicevo a Gianluca e Francesco, mi è piaciuto perché conoscendoti, nell'orecchio avevo la tua voce, per me è stato un audiolibro. E quindi conoscendoti ho anche l'inflessione delle battute e dei passaggi, mi hanno divertito perché erano tue, cose che ti ho sentito già dire, non su quegli argomenti ma in altri contesti. Ho detto, questo è Pino Quozzo. Ecco, come tu riconosci i disegnatori aprendo all'improvviso un albo, io avrei riconosciuto la tua firma leggendo certi passaggi che sono tutti tuoi. Rivendica pure il copyright. E pensa che il prossimo sarà un'avventura tipo crossover, però che parte dalla televisione italiana trash. Beh, bellissimo. Con personaggi reali. Il mio cicerone nel libro sarà Marco Masini.
Pino, no, io ragazzi, ragazzi, Pino lo sa perché abbiamo delle passioni in comune che sono appunto che no, è extra fumetto, che è l'ambito musicale. Nell'ambito musicale, a parte la black music, c'è Marco Masini. Quindi io quando scoperlo glielo dissi, Pino. Poi vi spiegherò sta roba, poi più là. No, Pino, mi hai reso felice stasera. Okay. L'importante allora è che se mi devi citare Masini, mi citi anche la sua cover dei Metallica. Da lì vinci tutto. E chi se ne frega? La roba più brutta. È il titolo della, no, è il titolo della canzone. Ti cito anche Nothing Else Matters di Masini. Non ho problemi con Masini. Ti cito anche la sua sigla di Shaman King, se vuoi. Non sto scherzando. Lui fece la sigla di Shaman King. Comunque, letture. Allora, ragazzi, se vi piace l'unico volume, volete leggere l'unico volume e pensate anche sul mondo come sta cambiando, per Salda Press, Nuovo Mondo, disegnato da Trad Moore. Una roba lisergica, una roba incredibile, che parla un po' di come la deriva dell'apparenza possa diventare una sottospecie di guerra, una roba veramente tanto trip, tantissimo trip. Poi, scusa, Pino, scusa, lo dico ai due compagni di viaggio, ve ne ho parlato proprio la settimana scorsa, se non sbaglio, Sì? Di Nuovo Mondo. Sì, vai. Non mi ricordo benissimo, però mi suona. Mi fa molto piacere che ne hai parlato perché è davvero, davvero tanta roba. Prima ho fatto vedere il volume di House of X, Power of X, perché ve lo consiglio? Perché immaginate un giorno che di essere perennemente delle persone prese di mira, i mutanti sono stati una vita presa di mira, questo può cambiare, perché una mattina ti svegli e capisci che tutto quello a cui pensato era un errore. Lo scopri tramite un escamotage che Hickman ha, proprio una roba fuori di testa, si è ispirato a un paio di libri, ha fatto un lavoro di realtà alternative, una persona che vive la stessa vita in continuazione a rullo, una roba incredibile. E il fumetto lì è cambiato. Questo è il nuovo fumetto americano. Infografiche, tanta cura nel design, disegnatori classici, ma portati verso il dinamismo e una costruzione, un world building incredibile, una roba fuori di testa. Cioè, il momento in cui io devo comprare una testata degli X-Men, perché dentro mi parlano della moneta di scambio, che nell'ora caso sono i semi di Krakoa, io dico, ragazzi, io mi fermo qui perché hanno inventato un alfabeto, cioè un lavoro attorno a questo progetto. Pensa che fra due mesi in America ci sarà un galà per decidere chi sono i nuovi X-Men, la prima squadra ufficiale, e i disegnatori hanno disegnato tutti gli abiti di alta moda mutante, una roba incredibile. Credo di averla vista proprio sulla tua pagina. Una roba incredibile. Sì, sì. Incredibile, veramente. Da 3 euro da prendere in edicola. L'immortale Hulk di Al Ewing. Prendi Hulk. Torna la sfumatura. Prendi la sfumatura fuggitiva, che era anche un richiamo all'Uferiglio e tutto il resto. Però aggiungici dentro Carpenter, la mostruosità, la paura, l'horror, e hai 40 numeri americani, quindi poi saranno 8 volumi italiani, se non la regolare saranno quelli là, però a 3 euro ogni 3 settimane ti puoi prendere una storia di... pensavi mai di poter leggere. Trasformazione, corpi dilaniati, tristezza, ispirazione, parti della psiche che creano una roba, ragazzi, è proprio Carpenter, la cosa di Carpenter declinata su Hulk. Perché ho sempre pensato che io, quando mi dicono i personaggi devono essere immutabili, io mi arrabbio, perché per me i personaggi, noi tutti, io sono cambiato di confronto a 5 anni fa, Luigi è cambiato di confronto a 5 anni fa, le caratteristiche base rimangono, ma tu cambi. Quindi che quando la percepisci è tanta roba. I supereroi sono delle marionette in mano ai pupazzari, che in questo caso sono gli autori. Cioè, io ho sempre visto i supereroi così.
poi magari sbaglio io, sarà una versione un po' romantica del tutto. Luigi. No, aggiungo un'altra domanda, voglio sentire. Un autore e un disegnatore che in questo momento ti stanno facendo battere il cuore, ti stanno facendo impazzire. Mamma mia, quanto sei stronzo dentro. Allora, potrei dire Donny Cates, potrei dire, però obiettivamente per me in questo momento Hickman è su un altro pianeta, ma proprio per costruzione, avevo immaginato. Per fantascienza. Ma sui disegnatori mi sorprendo, perché se volete un disegnatore classico, bello, che mischia un po' i vari stili, molto moderno, vi direi Pepe Larraz. Ma non posso negare che Dalian Warren Johnson, tra la roba che fa per i cavoli suoi, il Wonder Woman Terra Morta, e quello che in America sta facendo per Beta Ray Bill, un personaggio che a tu non gli davi 2 centesimi, lui ha creato una storia incredibile, dove si parla anche di deformità, alzo le mani. Dalian Warren Johnson in questo momento. Nonostante Pepe Larraz, lo so che mi stai guardando, io ti voglio bene comunque, e poi ci sono pesi massimi che comunque non posso dimenticare. Io sono molto moderno da questo punto di vista. Immonen, che è il maestro grafico di quasi tutti, e Olivier Coipier, che oltre a essere un disegnatore incredibile che mischia l'americano al francese, è anche una persona squisita, perché su Instagram chattiamo sempre di videogiochi, e quindi va bene così. E lui ogni tanto mi spoilera involontariamente delle cose, io quindi so le cose 3-4 mesi prima e mi attacco al tram. Funziona così. va bene, grazie Pino. Grazie Pino, l'ora è fuggita, grazie Pino per essere stato con noi, ti salutiamo. Speriamo che tu possa tornare ospite una prossima volta, anche per presentarci il tuo prossimo libro, che siamo curiosi di leggere. Assolutamente sì. Beh, se c'è Marco Masini, anche io. Poi Luigi, noi ci dobbiamo vedere, perché dobbiamo iniziare a lavorare per il futuro. Dovremmo, assolutamente sì, assolutamente sì, ma ci mancherebbe, quello è sottinteso, anzi colgo l'occasione per salutare Antonella Nakama, che è stata galeotta nel nostro incontro e nella nostra unione professionale. Io Pino Tutto Pop Culture ti ringrazio per questa ospitata, per questa partecipazione, è sempre un piacere sentirti parlare di fumetto, è sempre bello sentir parlare bene di fumetto, sì, in modo umano, in modo sano, ecco. Entusiasmo travolgente. Grazie. Assolutamente. Sì. Che più fumetti, ragazzi. Esatto. Allora, noi come Pop Culture vi diamo appuntamento giovedì prossimo, dove avremo un altro super ospite, Francesco. Scusa, Francesco, un'ultima cosa. E grazie per avermi fatto conoscere Sorrentino al Taranto Comics. Quindi ancora lo porto nel cuore, persona molto schiva. Andrea stava lavorando per ore e ore e ore. Poi un giorno ti dirò che fa e poi ne parliamo. Va bene, ok, va bene. Grazie. Scusate, ragazzi. No, figurati. Chiudo dicendo che l'ospite per la prossima settimana sarà Francesco Dossena, disegnatore di Dylan Dog, Bugs Comics e tante altre cose. Salutatemelo. Certo. Baci e abbracci a tutti e buonanotte. Ciao Pino, buonanotte. Grazie, ciao a tutti. Buonanotte, ciao. Ciao.